chiederei adesso l'intervento a Paolo Longoni per rimanere in tema, visto che un perito di parte del processo, dell'accusa, era proprio un medico di medicina generale. Questo ha sollevato molte contestazioni dalla parte della difesa, dicendo: ma quale competenza può avere un medico di medicina generale quando in gioco c'è una medicina molto più avanzata, tecnologica, sofisticata come la chirurgia toracica? Però credo che a questa obiezione, che viene portata come cavallo di battaglia di contestazione, abbia in parte risposto il professor Cosmacini, dicendo che il medico dovrebbe essere prima di tutto un medico e non uno specialista. E in gioco, ci è stato detto prima nella presentazione, c'era l'umanità prima di tutto e non c'era la tecnica. Nessuno ha contestato a Brega Massone l'incompetenza. Quindi non c'è bisogno di un chirurgo toracico, che tra l'altro poi c'era, perché il professor Giovanni Sartori di Padova era un altro. Però il problema, credo che fosse ben scelto il medico di medicina generale, ovviamente che fosse un buon medico di medicina generale, ovvero uno che avesse una visione generale dell'interesse del paziente e non mirata semplicemente alla tecnica. In questo senso l'invito a Paolo Longoni è stato proprio per favorire questa nostra visione, perché il medico è prima di tutto medico, poi sarà uno specialista, ma la formazione, la cultura è quella generale del medico. Quindi invito Paolo Longoni. Sì, grazie a tutti. Dunque, come ha preso la medicina generale tutta la faccenda della clinica Santa Rita? Ci siamo indignati? Sì, ci siamo molto indignati come medici di medicina generale, credo come medici in generale. Ci siamo stupiti? Mica tanto, no? Perché, insomma, diciamo che anche se la caratteristica delle storie che ha raccontato la nostra coppia di avvocati è da film splatter, cioè si facevano degli omicidi senza nessuna giustificazione se non guardare il guadagno, raggiungendo dei livelli mai raggiunti prima probabilmente o mai conosciuti prima. Però il sistema che favoriva questo tipo, che permetteva addirittura questo tipo di interventi, il sistema dei DRG, il fatto che in Lombardia, come in molte altre regioni italiane, ci sia un pagamento a prestazione per la stragrande maggioranza degli ospedali pubblici, delle cliniche private convenzionate, e dall'altra parte invece un pagamento che viene cosiddetto a quota capitaria per quello che riguarda la medicina generale, i medici vengono quindi pagati in base al numero dei pazienti che hanno, in base anche a qualche altra caratteristica del proprio studio medico, se sono associati o meno, se sono in gruppo o meno, ma sostanzialmente non è che se noi proviamo più pressioni o facciamo più ricette veniamo pagati di più, noi veniamo pagati con una quota fissa. Il problema è tutto il resto che viene pagato invece con una quota che varia in base al numero di prestazioni. Questa cosa è abbastanza inquietante, perché si diceva all'inizio, quando è entrato, una volta non era così, anche gli ospedali venivano pagati alla fine, e anche quello era un sistema magari non del tutto corretto, venivano pagati a piedi lista, che un paziente stesse in ospedale 3 giorni o 3 mesi o 3 anni comunque veniva pagato. Adesso invece, in sostanza, se uno paziente entra per un'appendicectomia verrà pagato 1.000 euro l'ospedale, che stia dentro un giorno, 2 giorni, 10 giorni, prenderà sempre quella cifra. Questo sistema una volta non c'era, il DRG però viene importato come sistema dagli Stati Uniti, dimenticando però una cosa, che negli Stati Uniti, dove il sistema sanitario, al di là del fatto che non copre tutti, anche adesso, anche con la riforma che sta cercando di varare Obama, comunque non copre tutta la popolazione, ma diciamo i pochi fortunati che hanno una buona assicurazione privata o hanno un buon lavoro che gli consente di pagare un'assicurazione, vivono sì all'interno di un sistema di DRG, ma dove ci sono dei controlli micidiali, perché chi paga di fatto è l'assicurazione, e allora non credo che un'assicurazione americana
sarebbe disposta a pagare elementi come il dottor Bregamassone, giusto? Perché direbbe, beh, una volta forse me la fai, ma due volte no, perché ogni volta che c'è qualche cosa che esce da quello che vengono chiamate linee guida o protocolli di intervento, il medico deve giustificarlo in maniera molto concreta. Non può dire l'ho fatto perché, ma così mi andava di farlo. No, l'ho fatto perché ci deve essere una ottima giustificazione. E allora il sistema americano si basa su questo, c'è un controllore per ogni medico in sostanza. Allora è un sistema che a noi naturalmente non garba quasi per niente, però è quello che succede là. Importato in Italia, nel nostro paese, c'era da aspettarsi che avesse delle storture, no? Perché è chiaro che non siamo un paese adatto a importare un certo tipo di tecnologia applicata al sistema sanitario e anche di etica, tutto sommato, per quanto sia un'etica legata più al sistema assicurativo che non a quello filosofico. Quindi, pagamento a prestazione che cosa favorisce di fatto? Favorisce una medicalizzazione della società. C'è una medicalizzazione che dipende da tantissime cose, sappiamo, ma tutti i medici si sono trasformati nel corso degli ultimi decenni in tanti dottor Knock, perché quello che succede in Santa Rita certo è splatter, come ripeto, ma quello che succede in tutti i centri convenzionati della nostra città, della nostra regione, è una cosa anche questa molto criticabile. Non c'è più nessuno qui dentro, credo neppure, che una volta che va da uno specialista di qualunque tipo, magari per qualche cosa di banale, per un semplice controllo richiesto dal proprio medico di base o di medicina generale, come vogliamo definirlo, non esca poi con una lunga fila di accertamenti. E tutti questi accertamenti sono molto, molto, molto spesso inutili. Ma non sono solo inutili, sono anche dannosi. Ricordiamo che chiedere un accertamento senza una buona motivazione clinica pone per esempio il rischio di falsi positivi, anche di falsi negativi, che determineranno altri interventi che verranno fatti sempre sullo stesso paziente. Non ci sarà solo un aumento dei costi sanitari, che poi saranno pagati in fin dei conti da tutti i cittadini attraverso la tassazione, ma ci sarà un creare una dimensione mentale nel test dei cittadini di una medicina onnipotente, una medicina che può arrivare a indagare qualunque cosa del nostro corpo e soprattutto a prevenire. Un'altra parola usata assolutamente a sproposito in tantissime occasioni, perché naturalmente il medico che chiede tanti esami è un buonissimo medico, è un medico molto scrupoloso, è un medico che tiene talmente tanto la mia persona che non mi ha fatto fare i 3 esami che mi ha chiesto lei, caro dottore, me ne ha chiesti 30, perché mi ha chiesto anche la radiologia, mi ha chiesto l'ecografia, mi ha chiesto la scintigrafia. Poi, siccome non bastava, facciamo anche una biopsia. Il caso delle biopsie prostatiche conseguenti ai falsi positivi del PSA. Il PSA adesso è stato un esame è stato molto criticato dagli stessi urologi americani, è appena uscita adesso una revisione molto critica di questo atteggiamento che favoriva la prescrizione di PSA praticamente a tutti i maschietti dai 40 anni in su, però di fatto a Milano io non conosco nessun urologo che accetta di visitare un paziente maschio senza avere in mano un PSA prima, comunque. Cioè non conosco nessun ginecologo a Milano che accetti di visitare una donna senza chiedere 50 esami del profilo di coagulazione, per esempio, per dare la pillola. Quando le stesse linee guida dei ginecologi dicono che non vanno fatti questi esami. Non è che lo diciamo noi medici di medicina generale che siamo sempre in basso nella scala ideale del cittadino, lo dicono proprio loro, cioè le linee guida dei ginecologi dicono è inutile, totalmente inutile in una donna peraltro sana eseguire 50 esami del sangue più altri accertamenti per prescrivere gli estroprogestini, cioè a scopo contraccettivo. Non c'è nessuna donna che non lo fa, non c'è nessuna donna che non faccia inutilmente colposcopie, che non faccia inutilmente ecografie, che non faccia inutilmente tanti altri esami, e questo viene contrabbandato per prevenzione. Questa è una cosa veramente che grida vendetta.
Ce ne accorgiamo tutti i giorni, sappiamo resistere? No. Lo diciamo francamente perché resistere e diventare noi davvero i cosiddetti gatekeeper, come li chiamano in Inghilterra, cioè i guardiani del cancello, cioè c'è un sistema che produce una serie interminabile di prestazioni, che però sono molto costose, allora cosa si fa? Si dà il compito alla medicina generale di tamponare queste richieste esagerate. E si dice, beh, governate voi il cancello, siate voi i gatekeeper della situazione. Beh ragazzi, non è semplice, perché dire di no di fronte a uno specialista, anche se sei il medico di questa, della persona che hai davanti da decenni, è una cosa che genera quasi sempre un po' di conflitto, perché comunque dice, ma come? Quello è specialista, beh anch'io sono specialista. Sì, ma tu sei meno specialista di quello specialista di quella parte precisa del mio corpo, no? Per cui lui sicuramente ne sa più di te. Sì, però questa cosa è inutile. Sì, vabbè, ma tanto a lei cosa gliene frega? Ma tanto io ho pagato le tasse. Ma se poi lui me lo chiede, in fondo un motivo ci sarà. Cioè, è una lotta veramente impari. Va bene, al lunedì mattina, al venerdì sera non va più. Perché non ce la facciamo più oggettivamente, nel senso che se il sistema è tale per cui tutti, il 90%, mi prescrivono accertamenti, interventi, massacri di pazienti, eccetera, così, e io sono l'unico a doverli contrastare con tutta la buona volontà, non ce la faccio. Tant'è vero che c'è una specie di lassismo tra la medicina generale, questo va riconosciuto, andrebbe anche studiato, no? Si parlava prima di rapporto medico-paziente, in questo senso forse ecco, il dottore è morto del tutto, il medico come professionista forse non ancora, forse bisogna andare proprio su una ricerca di una maggiore professionalità da portare di fronte al paziente ogni volta che questo ci chiede delle cose che ci sembrano quasi delle bestemmie scientifiche. C'è un po' una mistificazione del buon medico, tutto sommato. Ce ne rendiamo conto proprio quando di fronte a certi rapporti col paziente che vanno avanti magari veramente da decenni, poi di fronte a un PSA negato si sgretola tutto. Allora dice, beh allora cosa siamo stati qui a fare in questi anni in cui ti ho curato, ti ho consolato, ti sono stato dietro per 50.000 cose, se poi di fronte a un no, che peraltro viene molto motivato, che peraltro viene molto spiegato, eccetera, la risposta è il cambio del medico, piuttosto che il muso, piuttosto che quello là però la sa più lunga di lei. È molto molto difficile. In questo senso la storia di Brega Massone della clinica Santa Rita è un po' d'accordo, la punta di diamante, però è veramente molto comprensibile. Nel nostro gruppo di medici, noi lavoriamo in una medicina di gruppo con altri 4 colleghi, siamo tutti abbastanza sulla stessa linea di pensiero sulla maggior parte delle cose politiche e anche di politica sanitaria, però c'è stato chi ha detto, beh ma in sostanza queste intercettazioni che cosa dimostrano? Che i medici sono degli stronzi, perché parlano sempre al telefono. Se noi ci ascoltiamo certe volte dei pazienti, diciamo il peggio, li insultiamo tra di noi, oppure insomma non abbiamo parole di riguardo, dico beh ma lì non erano solamente parole, erano anche fatti delittuosi veri e propri, però l'atteggiamento un po' di comprensione tutto sommato di questi eventi veramente paradossali c'è comunque, ma insomma se il sistema è quello, alla fine, allora il sistema va cambiato.